Bene, buongiorno, spero mi sentiate tutti bene. Oggi facciamo questa prova di un webinar, come dovremmo farli nelle prossime giornate. Stiamo usando voi giustamente come prova, perché almeno così abbiamo un primo feedback sul gradimento, sul senso che può avere utilizzare questo strumento anche per altre occasioni. Stiamo usando una piattaforma che è quella che la Philips Latin University usa per tutti i webinar, che è diversa da quella che utilizziamo di solito per le conferenze interne nostre. Quindi webinar è proprio il termine che identifica una specie di trasmissione radiofonica, televisiva. Si utilizza questo sistema, che avete visto si apre automaticamente, si chiama Cisco WebEx, perché è accessibile da tutti. I nostri sistemi che utilizziamo normalmente per le comunicazioni interne richiedono Outlook, richiedono che siamo tutti collegati, questo invece basta un collegamento internet, qualsiasi sistema di posta elettronica serve per leggere l'invito. E poi tutto il resto è accessibile sia da PC, da Mac, da internet lenti, da internet veloci. Utilizziamo questo sistema anche perché ci consente di fare la registrazione e successivamente potremo pensare di metterle online, pensiamo come condividerle in un secondo momento. E l'altra utilità di questo sistema è che tramite una persona che è collegata in Olanda c'è il monitoraggio che tutto funzioni correttamente, si fa quindi l'assistenza tecnica, se un partecipante ha dei problemi chatta e risponde direttamente a questa persona e non viene consentita se non al termine del webinar la comunicazione con le persone, perché è inteso questo evento, questo webinar per platee di 20-30 persone che partecipano a questa trasmissione, quindi non si vuole dare al partecipante la possibilità di intervenire se non viene autorizzato dal relatore. Bene, la prova che faremo oggi è quella sul tema dell'illuminazione degli uffici. Abbiamo scelto questo perché è giusto una scelta per cominciare, perché l'abbiamo appena aggiornata con Paola e con dei nuovi contenuti che si rifanno comunque a quelli che abbiamo sempre trattato, ma con nuove fotografie e nuovi aggiornamenti. Il taglio che gli abbiamo dato a questa presentazione è quello rivolto agli architetti. E quindi sarà più discorsivo, più di immagini, invece che tecnico. Poi in separata sede ci sentiremo, manderò un'email anche per verificare se c'è bisogno per target diversi di fare dei webinar a contenuto più tecnico. Come vi dicevo, questo webinar fa parte di un programma che vogliamo portare avanti per creare comunicazione, continuità con tutti gli altri con i partecipanti e dando, sto vedendo adesso che ci sono dei problemi con il testo, sistemeremo anche questo. Vi dicevo, l'idea è quella di dare continuità e quindi ogni volta proporre quali saranno i prossimi argomenti, le prossime puntate, perché l'idea è proprio quella di fare una trasmissione a puntate per creare legame con l'interlocutore, con i clienti e quindi creare questa abitudine una volta al mese incontrarci con loro. Non ho ancora messo, vedete, il calendario dei prossimi eventi, ma ogni volta alla presentazione all'introduzione viene presentato anche il programma in modo da cominciare a stimolarli e a renderli, informarli che ci saranno anche altri eventi. Poi verranno mandate le comunicazioni, adesso definiremo con Chiara e con gli altri come fare a fare la comunicazione, dove mettere questa informazione nel calendario, per successive iscrizioni. Oggi parleremo
dell'illuminazione degli uffici. In particolare affronteremo la tematica sotto questi quattro macro punti di vista. Il primo è, quando parliamo di uffici, bisogna andare a verificare, a pensare bene di cosa vuol dire ufficio, quale ufficio abbiamo in mente quando parliamo di illuminazione di uffici. Il secondo punto invece è definire quali sono i fattori che devono essere presi in considerazione quando pensiamo alla progettazione, all'illuminazione degli uffici. Un terzo tema, che è quello su cui Philips poi punta molto, è quello di cercare di fare l'illuminazione il più possibile mirata e centrata sulla persona. Le ultime slide invece parlano di alcune tematiche che non vengono approfondite durante il webinar per ragioni di tempo, ma che vengono trattate all'interno dei corsi che Philips Latin University normalmente fa nell'arco dell'anno, e quindi tematiche un po' più approfondite relative alla normativa, alla progettazione e così via. Quindi questo è il programma della giornata, passiamo subito a vedere quale ufficio consideriamo quando noi approntiamo, pensiamo la progettazione di un'area di vita al terziario. Quando si parla di uffici ci sono uffici, ognuno qua poi si potrà identificare in un ufficio piuttosto che un altro, immagino che questo sia un ufficio piuttosto riconosciuto, ci sono uffici di forme, di dimensioni diverse, di carichi di lavoro diversi, ci sono spazi diversi, ci sono anche livelli di importanza di ufficio diversi, questo non è tipicamente l'ufficio in cui siamo abituati a lavorare. Così come sempre di più nascono degli approcci agli uffici piuttosto originali, immersi nella natura e comunque di tendenza, come questo, come il successivo. Qui vedete un'area dove ci sono delle celle individuali in cui si può mantenere anche il silenzio, nelle varie aree, un ambiente piuttosto originale con molto contributo di luce naturale e la presenza anche di elementi verdi. È chiaro che questi sono tipologie di uffici diversi, originali. Se io vi chiedessi adesso, voi con quale ufficio vi identificate maggiormente? Qui trovate le 6 delle opzioni che abbiamo visto prima, vi verrà chiesto di votare. Non so se adesso comparirà la richiesta di fare il sondaggio, dovete scegliere quale di questi 6 è quello che più si avvicina a quello in cui lavorate voi. Mi sembra che non ci sia la richiesta, adesso un attimo che contatto l'interlocutore. È arrivata? Adesso lasciamo qualche secondo per votare. Mancano 15 secondi per rispondere, avete a disposizione 15 secondi per rispondere alla domanda e il tema, che l'obiettivo di questa prova che stiamo facendo di fare un questionario, una votazione, è per cercare di, siccome manca la comunicazione diretta con gli interlocutori, è per provare a creare un po' di interrelazione con i partecipanti. Adesso vediamo se abbiamo i risultati.
Ok, mi sono arrivati finalmente i risultati, poi al prossimo questionario cercheremo di essere un po' più veloci e sgammati. Avete votato chiaramente, la metà di voi ha votato il 3. È sintomatico, che il vostro ufficio sia così, purtroppo qui non possiamo fare niente per quanto riguarda l'illuminazione e quindi non possiamo trovare degli strumenti adeguati. Quindi andando oltre. Quando parliamo di ufficio, quindi dobbiamo tenere in considerazione molti aspetti, in termini di attività che viene svolta, se l'ufficio è individuale o per spese, in termini di layout, se manteniamo qualcosa di fisso oppure prevediamo la mobilità, in termini di costi di gestione, in termini di struttura dell'edificio, è in affitto, in proprietà, in termini di immagine. Vogliamo che sia puramente funzionale, che abbia anche un contenuto di design perché vogliamo trasferire un'immagine dell'azienda. In termini di impianto, consideriamo che l'impianto su cui andiamo a lavorare è nuovo, non è nuovo, è cambiato negli ultimi anni, stiamo facendo un rinnovamento, c'è un aspetto importante sull'architettura. E quindi tanti sono gli aspetti. Quello che possiamo dire per certo è che rispetto a 100 anni fa, quando è stata inventata l'illuminazione artificiale, elettrica, la luce è cambiata notevolmente. E anche se in certi casi sembrerebbe di no, è cambiato anche il modo di lavorare e fare attività in ufficio. Qui vedete un'immagine in cui proprio di illuminazione, funzionale dell'area ufficio non vengono considerati. Diciamo praticamente nessun parametro. Parlando di come è cambiato il modo di lavorare, vi propongo una serie di immagini di come sono cambiati gli uffici nella storia. Negli anni 20 lavorare in un ufficio era un privilegio, vedete tutte persone distinte, un ambiente ordinato, viene data un'immagine di tranquillità, di silenzio quasi. Se vedete anche la persona in fondo, c'è un'idea di controllo, lavoro ordinato e programmato. Poi col passare del tempo, negli anni 30, comincia l'attività tipica del terziario comincia a diventare meno elitaria, ci sono, vedete, un sacco di ragazzi giovani, l'attività di archivio, tanto lavoro manuale, gli spazi cambiano, vedete che l'illuminazione comunque rimane un'illuminazione fatta non apposta per gli ambienti dedicati all'attività di ufficio, ma un'attività tradizionale. Poi negli anni 40 comincia a entrare il concetto di lavoro molto organizzato, prima se l'organizzazione del lavoro era incentrata sulle fabbriche, adesso comincia a essere organizzata anche nell'attività tipica dell'ufficio, vedete gli uffici messi quasi in sequenza di catena di montaggio, cominciano a comparire degli oggetti complementari, quindi il telefono diventa uno strumento utile. Per poi passare agli anni 50, dove l'illuminazione degli uffici diventa sempre più sistematica, dove ci sono dei ruoli ben precisi, compaiono altri strumenti diffusi, ad esempio la macchina da scrivere, compare una nuova figura di impiegato rispetto a prima negli anni 50, che comincia a entrare nel mondo del lavoro anche la donna, e quindi cambiano anche le esigenze dell'illuminazione. Negli anni 70 cominciano a essere fatti i primi esperimenti di illuminazione funzionale creata con una certa logica, qui cominciate a vedere degli apparecchi fluorescenti con una linearità, una disposizione particolare, sempre luce diffusa, ma vedete che anche l'ambiente di lavoro comincia a diventare un po' più sofisticato. Vedete che qua ci sono scrivanie che vengono orientate, c'è anche attenzione all'arredamento. Negli anni 70 arriva un nuovo oggetto che è il computer, prima in modo non diffuso. Ma in alcuni centri di elaborazione meccanografica, come si chiamavano,
Poi negli anni 80 comincia ad arrivare il computer in modo diffuso tra tutti gli operatori e questo comporta tutta una serie di considerazioni sulle riflessioni, sui livelli di illuminamento, sulla forma dei monitor, vedete che cominciano ad esserci dei monitor che proteggono dall'illuminazione artificiale per evitare i riflessi. Da quegli anni comincia a essere studiata l'illuminazione degli ambienti di lavoro tipica dell'ufficio con videoterminale. E praticamente fino a qualche anno fa questo era il punto di riferimento normativo e anche in termini progettuali a cui eravamo abituati, quindi ottiche dark light per evitare riflessioni, eccetera, eccetera. Oggi invece il mondo del lavoro è diverso, sono diverse le tecnologie, sono diversi sia gli spazi che la modalità di far lavoro. È diverso l'aspetto di attenzione che viene rivolta alla salute e al benessere delle persone. E quindi ci introduciamo qui al secondo punto, quali sono gli aspetti a tenere in considerazione quando si fa la progettazione illuminotecnica degli uffici? E qui i fattori sono tantissimi e questo rende molto complicata la progettazione illuminotecnica di un'area di vita d'uffici, cosa che probabilmente non lo consideriamo, viene sottovalutata perché normalmente si pensa che progettare un ufficio vuol dire metto 500 lux ovunque ed è finita lì, non ci sono problemi di nessun tipo. In realtà tutti questi parametri vanno tenuti in considerazione. Si tenga presente che la creatività oggi è sempre più richiesta e qui vedete una serie di strumenti su cui i datori di lavoro cercano di spingere per migliorare l'aspetto creativo dei propri dipendenti. Ma alla fin fine, se ci riduciamo al nocciolo della sostanza, vediamo che le migliori idee vengono quando ci sentiamo a proprio agio. E qui la luce gioca un ruolo fondamentale, molto importante, nel far sentire le persone bene, bene e quindi di conseguenza renderle più creative. Anche quando parliamo di comunicazione, molti aspetti diventano fondamentali dal punto di vista dell'illuminazione. Vedete qui elencati una serie di strumenti che vogliono facilitare sempre di più la comunicazione tra le persone. Però alla fin fine rimane l'elemento fondamentale per favorire la comunicazione il rapporto personale faccia a faccia e consentire una comunicazione personale efficace è un ruolo fondamentale dell'illuminazione oggi, anzi l'illuminazione diventa uno strumento che me lo facilita sempre di più. Un altro aspetto sempre più interessante è quello della flessibilità degli orari di lavoro, in realtà l'ufficio non è più negli ambienti nuovi, più innovativi, non è più fisso, la postazione non è più fissa, ma l'ufficio si muove con la persona. E quindi la flessibilità diventa un ruolo importante, sia come dicevamo prima in termini di postazione di lavoro, sia di attività svolta. Ormai non ci sono più le dattilografe che scrivono a macchina tutto il giorno e anzi sempre di più i compiti visivi sono diversi nell'arco della giornata. Si passa da lettura e scrittura, si passa a guardare le mail, c'è una fase in cui bisogna concentrarsi per definire un piano di attività per la prossima settimana, il prossimo mese, il prossimo anno, ci sono riunioni che vengono fatte negli stessi uffici dove si lavora. Qui vedete una ricerca, non la approfondiremo oggi, in cui hanno verificato quant'è per ogni attività, vedete, la quantità di illuminamento richiesta e la percentuale di luce indiretta preferibile per creare un ambiente gradevole per quell'attività stessa. Quindi se noi prendiamo attività riunione, serve un livello non molto elevato di illuminazione, molta più luce indiretta in percentuale, perché così si garantisce un buon illuminamento verticale che consente una buona visione dei visi delle persone. Anche la produttività da ricerche che sono state fatte negli ultimi anni si è visto che risente molto degli effetti
della temperatura di colore, della direzione della luce, dei valori di illuminamento. E quando parliamo poi dell'aspetto architettonico, è chiaro che la disposizione e layout fisico degli spazi e degli oggetti negli uffici mira a favorire alcuni aspetti particolari. Sopra vedete una fotografia in cui ci si vuole focalizzare sulla concentrazione, la seconda, tipica di una sala riunioni, però fatta in modo particolare, vuole dare maggiore enfasi agli aspetti comunicativi. In questo senso, cosa può fare l'illuminazione? L'illuminazione aiuta a dare dei segnali congruenti con questi messaggi. Io posso fare un buon progetto di illuminazione se voglio far passare determinati messaggi. Guardate la fotografia sotto, la comunicazione informale, anche se strutturata, è un elemento chiave, e vengono inseriti quindi nell'ambiente degli elementi non tipici di un'illuminazione funzionale a cui siamo abituati. Vedete questo apparecchio piuttosto che l'apparecchio centrale visto sopra. L'immagine poi gioca un ruolo fondamentale, dicevamo, in alcuni aspetti, e qui vedete come la scelta della colorazione delle pareti, della forma di questi quadrotti, la scelta del corpo illuminante piuttosto che non del corpo illuminante ma dell'elemento architettonico sopra il tavolo riunioni, danno un'idea di modernità, di velocità, di flessibilità. E ancora una volta l'illuminazione può aiutare molto a creare questi congruenza di segnali. Se proseguiamo e affrontiamo un'altra tematica, che è quella dell'illuminazione delle persone, e qui noi ci troviamo di fronte a almeno 5 elementi di fondamentale importanza nel momento in cui progettiamo l'attività, l'illuminazione di un'area dove viene svolta attività tipica d'ufficio. Noi dobbiamo tener conto che le persone svolgono attività diverse nell'arco della giornata e dobbiamo cercare di rendere queste persone in grado di svolgere questa attività in modo il più efficiente possibile. Dobbiamo cercare di rendere l'attività anche stimolante e creativa. Perché? Perché, lo sapete meglio di me, ormai l'attività che svolgiamo tutti i giorni diventa pesante per la velocità con cui viene svolta, per lo stress a cui siamo sottoposti, per l'attenzione ai risultati, quindi dobbiamo cercare di creare quegli stimoli che probabilmente non arrivano dal mondo del lavoro, dall'azienda in cui ci troviamo. La luce aiuta in questo senso, una luce intensa crea un livello di attenzione maggiore ma anche un'atmosfera più piacevole, il gioco con i contrasti mi aiuta a ridurre la monotonia in un ambiente in cui non ci sono elementi decorativi che mi possono aiutare. Il controllo dell'ambiente diventa un elemento fondamentale, perché se io posso controllare in modo autonomo il livello di illuminazione, il tipo di illuminazione che ho nell'ambiente, ho una maggiore sensazione di benessere, perché posso controllare l'ambiente in cui mi trovo. Quindi in un momento della giornata posso abbassare un po' il livello di illuminazione, in altri momenti posso accenderlo al massimo per compensare la stanchezza in cui mi trovo ad operare. L'emozione quindi gioca un ruolo fondamentale, creare un ambiente che dal punto di vista emozionale, non più solo dal punto di vista quantitativo, dal livello di lux, aiuta a creare questa sensazione di variabilità dell'ambiente del lavoro, comfort anche visivo, poi si traduce in un comfort anche fisico all'interno di delle attività che siamo chiamati a fare. Ultimo aspetto da tenere in considerazione è quello più prettamente di benessere psicofisico, che vuol dire devo svolgere una determinata attività, è necessario avere i livelli quantitativi ma anche la qualità della luce necessaria perché ci sia il comfort. Qui l'aspetto normativo mi viene in aiuto perché mi dà, oltre che dei parametri numerici quantitativi, anche dei suggerimenti in base alla riflessione delle pareti, al livello di temperatura di colore, alla qualità della resa cromatica degli apparecchi di illuminazione, il controllo stesso dell'abbagliamento, senza cercare di creare un aspetto
di fatica visiva. Quindi, se guardiamo questi cinque aspetti e vi chiedessi di fare una scelta e di identificare voi in fase progettuale quale considerate il più importante in questo momento. Quindi anche qui vi sarà chiesto di rispondere alla domanda e quindi vi chiedo di fare la vostra votazione. È chiaro che non esiste, è chiaro che non esiste una risposta univoca, perché in base a quello che ci siamo detti fino adesso dipende molto dall'attività che stiamo svolgendo, dall'ambiente, da tutte le considerazioni che abbiamo fatto. Quindi adesso vi chiedo di votare. E così vediamo qual è la vostra percezione. Personalmente ritengo che tutti questi aspetti siano molto importanti, però probabilmente non ci siamo mai soffermati abbastanza come progettisti luminotecnici a valutare l'impatto di tutto l'aspetto emozionale sul comfort personale, sulla parte emozionale stimolante. Proprio per questo vi chiedo di fare una scelta, perché può essere uno stimolo che vi permette di pensare le prossime volte che farete progettazione luminotecnica anche a questi aspetti di illuminazione. Ok, adesso vediamo di avere le risposte. Ecco, avete votato, il 40% di voi ha elencato come elemento fondamentale l'attenzione al benessere, seguito da un 20% lo stimolo alla creatività. Quindi, secondo me, questo è un bel messaggio, perché emerge che chiaramente quando facciamo progettazione luminotecnica dobbiamo cercare di pensare in modo molto più, con molta più attenzione a questi aspetti, e quindi andare al di là della semplice analisi quantitativa. Quindi, se noi adesso continuiamo con il nostro discorso, affrontiamo velocemente un aspetto di identificazione di cinque tipologie degli ambienti di lavoro, uffici, per avere uno schema base su cui lavorare nel momento in cui si fa una progettazione luminotecnica. Quello che noi cercheremo di tenere in considerazione sono due aspetti particolari: la comunicazione e il livello di autonomia dell'attività svolta negli uffici. Quindi, se noi li riportiamo su un grafico, quindi creiamo una matrice e riportiamo sull'asse delle X il livello di autonomia del lavoro svolto dalle persone e richiesto alle persone, e il livello di comunicazione, quindi maggiore comunicazione vuol dire si richiede alle persone comunicare sempre di più tra di loro, vediamo che ci sono cinque aree, cinque tipologie base di uffici. Ho lasciato apposta in inglese i termini, perché qui poi potete rifarvi alla documentazione che si trova in internet internazionale, che richiama queste cinque tipologie. Abbiamo da un lato, se vogliamo avere molta autonomia di attività svolta, ma poca comunicazione tra le persone, abbiamo l'ufficio individuale. Viceversa, se vogliamo avere al massimo la comunicazione tra le persone, però non avere livelli di autonomia, abbiamo le sale riunioni, perché chiaramente in una sala riunione io non posso fare quello che voglio, ma devo partecipare a un'attività comune. Ci sono poi gli open space, quelli che vengono chiamati hive dall'inglese alveare, dove non è richiesto il livello di autonomia, perché ognuno deve inserire gli ordini, fare il suo lavoro che è stato richiesto all'inizio della giornata, non serve neanche comunicazione, quindi vediamo queste postazioni con muretti alti, un po' a catena di montaggio.
All'altro estremo invece ci troviamo un'area comune, quindi non è un open space ma è un'area comune dove lavorano 4, 5, 6 persone, che prevede anche un tavolo riunioni, un'area, una disposizione degli uffici più informale. E poi esiste un'area, tutta la serie delle aree comuni, dove noi non possiamo avere un livello specifico di comunicazione e di autonomia, abbiamo dei livelli intermedi. Le inseriamo comunque nell'ambito delle aree in cui vengono svolte attività di uffici, perché? Perché lì avvengono, lo sapete, avvengono delle comunicazioni che possono essere importanti. Quante volte davanti alla macchinetta del caffè ci si mette d'accordo su un'attività che verrà svolta nelle prossime settimane, nei prossimi giorni, o vengono le idee per fare qualcosa di nuovo? Ecco, quando parliamo di lobby intendiamo queste. Vi farò vedere una serie di fotografie che cercano di esplicare questi concetti che abbiamo visto e vi possono dare degli stimoli su anche per quello che riguarda la comunicazione. Quindi parleremo di AIVE, Alveare, qui vedete un impianto di illuminazione che possiamo dire non a norma per quanto riguarda l'abbagliamento, però è uno stimolo per dire attenzione che quando possiamo svincolarci da certi aspetti anche normativi, prestazionali, per tante regioni possiamo fare qualcosa di originale. Queste sono tutte attività, aree open space ben programmate, vedete che la comunicazione non è un elemento chiave, vengono richieste delle attività ben precise, postazioni molto ravvicinate, non c'è personalizzazione, non c'è la possibilità di mettere alla parete dei promemoria, c'è poco spazio per le foto che possono creare un ambiente più personalizzato. L'estremo, vi dicevo, di autonomia, massima autonomia nell'attività che viene svolta ma poca comunicazione, vedete tipicamente un ufficio open space. L'ufficio open space è in 1, 2, 4 persone, molto difficile arrivare a questi numeri, non c'è comunicazione perché tra un ufficio e l'altro non c'è visibilità, bisogna uscire, andare intenzionalmente a parlare con le altre persone, talvolta c'è la porta che ostacola la comunicazione, che chiude. Si cerca, vedete, sempre più di avere degli elementi trasparenti per evitare l'effetto depressivo di sentirci chiusi dentro come nella cella del carcere per tutta la giornata, ma almeno si vede un po' di movimento e nel passaggio tra le varie aree una persona vede anche chi c'è nell'altro ufficio, quindi può arrivare lo stimolo della comunicazione. Per questo tipo di attività si usano delle soluzioni illuminotecniche base, soluzioni a plafone tipicamente, quadrate perché il controsoffitto è il 60x70 piuttosto che rettangolari se il controsoffitto è diverso. Cosa introduce oggi l'illuminazione a LED? Introduce, possiamo dire, una complessità perché noi eravamo abituati a lavorare con degli standard 4x18, 4x14, quindi con 4 lampade 18 watt piuttosto che 14, eravamo abituati ad avere delle ottiche dark light e quindi eravamo abituati a fare il progetto quasi ad occhi chiusi. Oggi l'illuminazione con i LED mi crea la complessità perché bisogna stare attenti a tanti aspetti, considerare se il mio apparecchio è in grado di soddisfare i requisiti prescritti dalla normativa in termini di abbagliamento diretto e riflesso. E quindi introduciamo delle complessità, e le vedete qua, con ottiche che non sono più quelle a cui eravamo abituati, ma sono diverse, sia in termini di elementi lamellari e alluminio che tendono a sparire, piuttosto che policarbonati con microlenti, o anche solo nelle forme che non sono più le rettangolari o lineari, ma diventano circolari. L'altro elemento di complessità è che noi siamo abituati a ragionare con un certo numero di apparecchi 4x18, ogni tot moduli del cartongesso, del controsoffitto, qui invece siamo un po' sbilanciati perché non sappiamo più dove andare a parare, le potenze sono diverse, le efficienze sono diverse e qui vi riporto solo un esempio, oggi si può sostituire una plafoniera tipica quadrata per un'illuminazione di uffici con 34 watt
e efficienze che riescono ad arrivare, efficienze di sistema, guardate, attenzione, non efficienze di lampada, che riescono ad arrivare fino a 100 lumen watt. Quando passiamo a, vi dicevo, quelle aree che non sono open space perché non sono così ampie e il cui obiettivo è anche favorire la comunicazione, qui vedete una serie di fotografie di layout diversi dal solito, sia nella forma architettonica sia nella disposizione delle aree, zona dove si svolge l'attività al computer, fasi in cui c'è più una discussione, una comunicazione, una fase creativa, immerse però sempre nello stesso contesto, quindi massima comunicazione, comunicatività degli ambienti, piuttosto che aree come questa dove la piacevolezza, la gradevolezza dell'ambiente viene creata anche con i giochi di luce, con oltre che a una disposizione del layout. O qui vedete altri esempi in cui i tavoli e riunioni sono diversi dal solito, no? E anche l'impianto di illuminazione qui bisogna pensarlo diverso, originale, che richiami questo senso di modernità. Quando passiamo invece all'altro estremo, l'angolo in alto a sinistra, vi ricordate massima comunicazione, minima autonomia, parliamo di uffici, sale e riunioni che possono essere più standard, qualcuno di voi questa la conosce perché l'ha fatta, diciamo così, meno standard, ma dove il gioco di illuminazione aiuta a creare scenografie e ambienti più semplici, più originali, che facilita la comunicazione, ambienti invece più statici, sale riunioni quasi a catena, sembra quasi di essere un ospedale in cui si fanno le analisi, questa sala riunioni concepita in modo poco piacevole e gradevole può essere migliorata con degli apparecchi di illuminazione diversi. Immaginatevi questa sala riunioni con le classiche plafoniere ad incasso, diventerebbe bruttissima. Oppure giocare con le linearità, con gli incroci di luce, con dei motivi completamente diversi. Quando passiamo alle aree adibite alla comunicazione più informale o alla parte più di immagine, perché sono aree di passaggio, qui vedete tutta una serie di immagini che vi dicono come l'illuminazione poi deve essere coerente con il contesto, quindi l'illuminazione molto originale, sofisticata, altamente tecnologica, perché stiamo parlando di un'azienda con dei valori di tecnologia, di evoluzione molto spinti. E qui vedete tutta una serie di applicazioni che vi possono aiutare a focalizzare il contesto di cui stiamo parlando. In aree di questo tipo eravamo abituati ad ammettere delle plafoniere meno prestazionali, ma più architetturali, infatti si parla di incassi tecnici, e quando passiamo alla tecnologia del LED ci troviamo di fronte anche qui un passaggio epocale, perché spariscono lampade fluorescenti compatte e arriva il LED, e qui anche qui bisogna cercare di conoscere cosa ci propone la tecnologia. Io vi riporto solo un esempio di sostituzioni che possiamo fare ad apparecchi fluorescenti compatti, ad esempio 2x26, a cui eravamo abituati normalmente, e vorrei soffermarmi sul fatto che la tecnologia LED qui ci consente di avere un risparmio notevole diverso, perché con solo 25-30 watt riusciamo ad avere quello che prima riuscivamo a fare come carico illuminotecnico con un 2x26, con dei valori di efficienza di sistema elevatissimi rispetto alla soluzione precedente, che arrivava intorno ai 30-40, qui parliamo addirittura di 80 lumen watt di sistema. Cosa sta succedendo? Qual è il trend, l'evoluzione in questo senso? Abbiamo parlato di delle aree ben definite in termini di comunicazione e di autonomia. Qui vediamo che negli uffici oggi tendono a sparire gli uffici singoli e grandi open space a favore di sempre più aree riunioni, anche di piccole e medie dimensioni,
a favore di aree, quelle che chiamavamo club, quindi aree da attività comune da 6, 6, 8 persone che prevedono oltre ai tavoli anche la parte di aree comuni, di riunioni, e quindi vedete che la tendenza è questa. Di conseguenza, quando si pensa, si prova a progettare un edificio ufficio, bisogna tener conto che anche l'illuminazione cambierà, sarà sempre più meno tecnologica, nel senso di meno focalizzata sulle prestazioni pure semplici di illuminamento, ma più decorativa, più funzionale all'aspetto che avete fatto emergere voi di attenzione, benessere e stimolo e creatività. Quando parliamo infine, e qui con questo tema chiudiamo il tema di oggi, vi dicevo che uno degli aspetti che diventa importante è tener conto anche di altre tematiche e altre tendenze quando parliamo di illuminazione uffici. Avrete l'opportunità di affrontare poi questi aspetti molto più in profondità se parteciperete ai corsi della Philips Lighting University. Uno degli elementi chiave che dobbiamo affrontare è considerare che la normativa sull'illuminazione degli uffici, quindi in particolare noi parliamo della EN 12464, che è la normativa che parla dell'illuminazione di lavoro negli ambienti esterni, è in fase di cambiamento e può essere analizzata sempre più in profondità per creare degli ambienti di lavoro confortevoli, piacevoli, stimolanti. Vi butto lì due temi molto importanti. Il primo, quando parliamo di livelli che devono essere applicati in zone del compito visivo. Quindi si potrebbe andare a fare l'analisi di dove andiamo a considerare l'area del compito visivo, quindi non è più necessario fare illuminazioni in modo diffusa ovunque. Vedete in questa fotografia noi possiamo identificare delle zone del compito visivo e poi considerare delle zone che la normativa chiama immediatamente circostanti e di conseguenza pensare all'illuminazione in modo meno uniforme ma più mossa, più movimentata, restando sempre nel rispetto dei livelli richiesti. Come l'altro aspetto molto importante che va analizzato sempre più in profondità è il controllo dell'abbagliamento. Non a caso negli ultimi anni, quando parliamo di abbagliamento diretto e abbagliamento riflesso, e quindi pensiamo alla luminanza che arriva negli occhi dell'osservatore, la normativa si è trasformata notevolmente. Ha consentito ad esempio di avere delle ottiche meno stringenti come avevamo prima, quindi con le ottiche lamellari che comunemente chiamavamo dark light, con livelli massimi di luminanza oltre i 65 gradi che arrivavano al massimo 200 candela metro quadro. Oggi la normativa consente di avere anche 1000-3000 candela metro quadro. Perché? Perché è cambiato il mondo del lavoro, sono cambiati i sistemi tecnologici, sono cambiati i monitor, sono cambiati gli apparecchi di illuminazione che andiamo a considerare. E lo stesso si può dire anche per l'abbagliamento diretto, dove i parametri rimangono sempre restrittivi, quindi in questo senso in un'illuminazione con utilizzo di videoterminali è richiesto sempre di avere l'UGR che misura l'abbagliamento diretto 19, ma le tecnologie, avete visto prima con le fotografie degli apparecchi che vi ho proposto, ci consentono di andare oltre all'effetto grotta che ci davano le apparecchiature dark light. E infine ci sono altri due aspetti da considerare, la spinta sempre più forte verso un controllo della luce automatico, sia a livello di building automation piuttosto che a livello di uffici singoli con rilevatori di luce naturale o di fotocellule, e l'aspetto economico. In un momento di crisi bisogna sempre stare attenti a quello che possiamo tagliare di spese inutili. L'illuminazione è una di queste, nel senso che se noi facciamo la corretta scelta del corpo illuminante, possiamo arrivare anche a risparmiare rispetto alle soluzioni tradizionali il 60-70% di energia. E questo vuol dire avere maggiori risorse finanziarie per l'azienda per vivere e sopravvivere in un momento così difficile.
il tempo a nostra disposizione è scaduto, vi ho fatto vedere, almeno l'idea era quella, spero di esserci riuscito a darvi degli stimoli su cui lavorare quando andrete a fare la progettazione del prossimo ufficio, e quindi sempre prestare maggiore attenzione a capire qual è la funzione svolta degli uffici, tenere in considerazione tutte le variabili che abbiamo detto prima, non tralasciare mai l'aspetto di livelli di benessere, di controllo, di stimolo, di creatività dell'ambiente, non fermarsi solo all'aspetto quantitativo, quindi tenere la persona al centro della progettazione. E vi ho fatto vedere anche come sta cambiando sia il layout, la struttura degli uffici, di conseguenza l'illuminazione. Spero di avervi dato qualche stimolo. Poi, se volete approfondire le tematiche, potete contattarci, potete chiamarci e vi aiuteremo a diventare sempre più esperti in questo senso. Rivedremo la prossima volta, parleremo di un altro tema. Adesso abbiamo 5 minuti a disposizione per eventuali domande, quindi se qualcuno di voi vuole intervenire ci può fare la richiesta e gli apriremo il microfono. Ci sono domande? Avete qualche richiesta di informazioni, dubbio, approfondimento? Vediamo se qualcuno di voi richiede di intervenire. Visto che non ci sono domande, io chiuderei questo webinar. Per voi invece che siete di Philips, l'idea è proprio di portare, quindi a chiusura, di portare dei temi, quasi fosse un seminario, molto in tempi relativamente brevi, quindi abbiamo cercato di stare in tre quarti d'ora per evitare di rubare tempo alle persone, tenendo conto anche che oggi le persone sono sempre più di corsa, hanno poco tempo da dedicarci, e questi sono elementi che possono dare degli stimoli a cui poi voi vi potete agganciare un secondo momento per darvi informazioni sempre più dettagliate sull'aspetto dei prodotti, delle novità di prodotto. Vi ringrazio per aver partecipato e restiamo sintonizzati su questi canali e le prossime volte parleremo di altri argomenti. Grazie.